Bene ragazzi, siamo usciti, siamo passati dall'ufficio alla parte sicuramente più interessante che è il campo da calcio e andiamo adesso a vedere uno dei nostri formatori che ci spiegherà cosa andrà ad eseguire e quale sarà il tema della giornata. Andiamo quindi a sentire Mister Di Manno, allenatore della U15. Ciao Enrico. Buongiorno Mauro. Ci vuoi dire cosa vai ad allenare oggi, cosa vai a sperimentare con i tuoi ragazzi in questa prima seduta del girone di ritorno? Allora, il primo concetto che andiamo a toccare è il concetto difensivo che è recupero palla immediata, orientazione dell'avversario e andare subito in avanti a toccare l'avversario al corpo. Con quali esercitazioni proponi nella seduta di oggi? Proponi di sviluppare questo tema? Allora, oggi ho messo giù due cantieri, un Roma micro e un Roma mini dall'altra parte, dove andiamo a lavorare il dettaglio difensivo dell'andare a orientare l'avversario e dall'altra parte sul mini, dove andiamo a chiudere il passaggio dell'avversario e mettersi con protezione e recupero palla dietro. Come pensi di interagire con i tuoi ragazzi? Dirai a loro cosa devono fare oppure in linea fil rouge farai? No, io li lascio sperimentare, osservo e correggo se c'è bisogno, ma lascio la libertà di sperimentazione a loro. Devono trovare loro delle soluzioni, io gli posso dare degli input, ma saranno loro a darmi poi una progressione per arrivare a determinati concetti. Grazie Enrico, alla prossima puntata. Prego. Andiamo a sentire un ragazzo oggi che inizia la fase di preparazione del girone di ritorno. Ciao Geo. Ciao. Volevo sapere da te, il mister vi ha già informato su cosa andrete a Sì, lavorare oggi? partiremo con il Roma sul recupero palla, difesa in avanti e uscire a corpo. Ah, perfetto. Volevo sapere, ma con Roma cos'è che andate ad allenare? Appunto, andiamo alla fase difensiva, quindi l'uscita a corpo, l'orientamento dell'avversario, la comunicazione tra compagni e difendere in avanti. Ah, molto interessante, vedo che ti ricordi tutto di quello che abbiamo fatto nel girone d'andata, ma volevo anche sapere, ma il vostro mister che metodo usa? Cioè vi obbliga a ricordare, a fare, o... No, il mister ci dice il risultato e noi dobbiamo cercare di interpretarlo e risolverlo come meglio possiamo. Poi chiaramente ci dà dei consigli per arrivare a questo, al fine. Quindi in realtà non è lui il protagonista, ma siete voi che decidete come evolvere nel vostro calcio. Esatto, Ah, perché ognuno evolve diversamente e il mister non può sapere esattamente ognuno come deve evolvere. fantastico. Allora ti auguro un buon allenamento e buon divertimento. Ciao Grazie mille, Geo. ciao. Beh ragazzi, una cosa che ha detto molto interessante Geo è che il mister non può conoscere alla perfezione ogni giocatore e le sue singole esigenze. Per questo, tramite la metodologia Fil Rouge, il Tinticino, noi lasciamo la possibilità di sperimentare, di trovare soluzioni, di evolvere, di ragionare nella propria maniera. Diamo degli obiettivi, diamo dei consigli, delle possibili varianti, delle possibili soluzioni, ma alla fine il protagonista deve essere il ragazzo. È lui al centro dell'attenzione. Mister Antonio Esposito, che vediamo alle mie spalle, sta dirigendo la fase di attivazione, il cosiddetto riscaldamento o messa in moto. Andiamo a vedere cosa vuole nel suo coaching. Roma, il Roma, concetto di esatto. difendere avanti, quindi come è organizzata questa messa in moto? Esatto, adesso abbiamo organizzato due colonne, un giocatore farà il passaggio in verticale e colui che ha fatto il passaggio poi va ad aggredire l'uomo cercando di toccarlo e orientarlo dalla parte dove si vuole mandare l'avversario. Questo lo facciamo in ottica dell'esercizio successivo che sarà un Roma dove ci sarà una linea 3 che un giocatore esce e il compagno dalla copertura. Ma il dettaglio sarà andare a toccare e orientare Quindi l'avversario. per voi, per Fil Rouge, anche l'attivazione deve essere in relazione a quello che andremo a svolgere dopo. Esatto, sì. Cerchiamo di collegare tutti gli esercizi in base al principio e al concetto che andiamo a allenare durante la sessione giornaliera. Ok, grazie Antonio, buon lavoro. Grazie. No, è sempre passivo, ma mettete col Come abbiamo sentito da Antonio, Fil Rouge mette in condizione già nella fase di attivazione, di riscaldamento, definitela un po' come meglio pensate, mette in condizione il singolo giocatore di sperimentare
quello che sarà la richiesta tecnico-tattica nelle esercitazioni successive. Questo è fondamentale per attivare la parte cognitiva e entrare in quello che è il concetto che andremo a sviluppare. Bene, cari amici, dopo la fase di attivazione andiamo a sviluppare il primo concetto, che è un micro Roma, quindi la parte essenzialmente tecnica dell'esercitazione in questione. Cosa può essere la parte tecnica nella fase di recupero palla immediato? Beh, una ad esempio è, una volta che ho separato l'avversario dal pallone, il mantenimento del pallone. Quindi come primo obiettivo, visto che andiamo in progressione, abbiamo di andare a toccare l'avversario, quindi andare a fare una pressione in avanti e cercare di dividere dal pallone. Secondo obiettivo è mantenere il pallone. Bene, come abbiamo visto, questo è il micro Roma. Però se avete notato, i ragazzi escono in tempo, hanno un buon dinamismo e difendono avanti, ma il recupero palla non funziona, quindi quale potrebbe essere la soluzione? La vediamo fra un secondo. Beh, la soluzione è molto semplice, bisogna rimpicciolire il quadrato, bisogna dare la possibilità ai ragazzi di arrivare a fare una pressione per separare la palla. Quindi semplicemente due passi indentro per adesso. E subito al primo contatto abbiamo avuto il risultato che ricerchiamo. Pressione, corpo, recupero palla. Ok, abbiamo visto che una semplice soluzione come ridurre gli spazi permette il raggiungimento e l'efficacia dell'obiettivo. Ora andremo sicuramente a lavorare ancora più nel dettaglio, perché l'obiettivo è raggiungibile, ma non abbiamo cambiato esercizio, non abbiamo fatto modifiche, non ci siamo arrabbiati perché non riuscivano. Abbiamo trovato una soluzione per far sì che i ragazzi potessero raggiungere l'obiettivo prefisso del dividere l'avversario dalla palla. In effetti, negli ultimi tre attacchi dopo la modifica abbiamo sempre recuperato il pallone. Nella progressione successiva andremo a lavorare su come mantenere il pallone e, dopo averlo mantenuto, cosa farne, ma questo lo tratteremo in un secondo momento. Bene, cari amici formatori, si conclude qui questa piccola e breve parte dedicata al concetto recupero palla immediato, difendo avanti, dove abbiamo potuto vedere il lavoro di dettaglio tramite il micro Roma. E quando parliamo di un micro parliamo sempre di aspetti tecnici, quindi in questo caso il possesso, il mantenimento del pallone nel momento in cui divido il pallone dall'avversario e riesco a mantenerlo. Per far questo abbiamo fatto una progressione, prima un difendere verso l'avanti, un attacco veloce sul portatore di palla, il contatto al corpo che serve a dividere e orientare quello che è l'avversario. In un secondo momento andremo a perfezionare appunto l'aspetto tecnico, è conquistata palla, la mantengo e punto di domanda, cosa ne faccio poi? Beh, questa è una scelta che tocca al giocatore che è abituato a ragionare. Ci vediamo nel prossimo appuntamento, buona giornata!